Cari amiche, cari amici, da oltre 200 giorni una guerra cruenta sta martoriando l'Ucraina. Avete notato che non si sente più pronunciare la parola pace? In questi giorni sentiamo parlare solo di armi, di strategie militari, di nuovi invii e arsenali bellici. Ma le ipotesi di negoziato, il lavoro diplomatico, le speranze di pace sembrano scaldare i cuori di politica e media mainstream. In questi stessi giorni poi succedono cose che non avremmo mai neppure immaginato. Pensate, qualche giorno fa, il Parlamento europeo, con il voto di altri partiti italiani, ma non certo con il nostro, ha bocciato un emendamento con cui volevamo semplicemente impegnare l'Unione europea affinché fosse finalmente data la precedenza ai negoziati per un vero cessate il fuoco. In compenso è stato approvato un emendamento per inviare in modo sempre più massiccio nuove armi. Non è questo il momento di restare inerti e silenti. L'Italia e l'Europa non devono chiudere in un cassetto i propositi di pace. C'è una maggioranza silenziosa che ha deciso di far sentire la propria voce. Sabato 5 novembre a Roma verrà ospitata una grande manifestazione nazionale per chiedere la pace in terra ucraina. È un momento che ci chiama tutti in causa, nessuno escluso. Si tratta di una mobilitazione apartitica promossa dalla Rete Pace e Disarmo, una realtà nazionale composta da associazioni, società civile, semplici cittadini, donne e uomini preoccupati per un'escalation militare che ci sta portando giorno dopo giorno verso il punto di non ritorno di una guerra atomica. Sin dai primi giorni del conflitto, voi lo sapete bene, il Movimento 5 Stelle ha condannato con la massima determinazione l'ingiustificata aggressione russa e ha sostenuto senza risparmio il popolo ucraino, lavorando al contempo affinché l'Italia si facesse portavoce anche in sede eurounitaria, comunitaria, di un necessario impegno per trovare una soluzione politica e diplomatica del conflitto. Adesso devono tacere le armi, deve parlare la politica. Il Movimento 5 Stelle risponde presente. Scenderemo in piazza al fianco dei cittadini e delle associazioni, senza bandiere, senza simboli di partito, perché la pace non ha e non deve avere colori politici. Io spero di poter camminare anche al fianco di chi ha sensibilità politiche diverse dalle mie, ma con cui condivido la volontà di difendere i valori della nostra Costituzione e del suo articolo 11. Io invito tutta la mia comunità politica, tutti i cittadini, a mobilitarsi da ogni territorio per essere a Roma il 5 novembre per far contare questa voce. Se qualcuno ha deciso che questa guerra e l'imminente disastro nucleare sono inevitabili, non lo ha fatto e non lo può fare in nostro nome. Ci vediamo quindi in piazza per la pace.